quarto nelle classifiche dal WBC, mentre Sol Mambi è alla prima difesa del titolo che uno appena conquistato, abbiamo visto, con quel meraviglioso KO sul coreano Kim. Pantaloncini chiari per il campione, pantaloncini rossi per il portoricano. Si tratta di due pugili abbastanza avanti con l'età. Sol Mambi 33 anni all'epoca del combattimento, mentre Esteban De Jesus aveva 28 anni, quindi due pugili stagionati che appunto confermano che il pugilato non sempre bisogna smetterlo in età tenera, caro Patrizio, e quindi si può anche ricominciare a 30 anni come nel tuo caso. Sì, certamente. Poi specialmente Sol Mambi, pugile espertissimo, perché aveva incontrato tutti i migliori pesi superleggeri del momento, compreso Roberto Duran e Antonio Cervantes. Situazione di studio, chiaramente, il match è previsto sulle 15 riprese, quindi fra due pugili di questa esperienza. Poi Mambi è stato un po' l'antesignano di questi pugili improvvisamente giunti alla ribalta, era così un uomo avviato verso, diciamo, il cammino del tramonto, e poi questa chance di battere il coreano se la giocò tutta in pieno. E come spesso accade quando si diventa campioni, ecco, bellissimo scambio sì, irruento da parte di De Jesus, ha cominciato subito a sprombattuto il portoricano il primo round, ma Mambi, pugile molto esperto, riesce a controllarlo abbastanza bene. Sì, anche ha un lungo superiore Mambi di 3 pollici, circa 6 centimetri al peso, entrambi di sotto di niente del limite delle 140 libbre, 139 e mezzo per Sol Mambi, per Esteban De Jesus 140 libbre precise, quindi il limite della categoria 63 kg e 500. Ancora ritmo contenuto per questi due picchiatori, il record dell'uomo del Bronx di New York, Sol Mambi, è di 27 vittorie e 12 sconfitte, pensate, 5 pareggi. Un veterano del ring che a conclusione della sua carriera vide spalancarsi le ricche porte del campione del mondo. Legano un po' i due pugili, non hanno intenzione, ha cercato di sparare un 1-2 da lontano Mambi, si aiuta un po' con la testa, l'ha contrato bene Esteban De Jesus. Ancora De Jesus. Mi sembra che il tema del match al termine del primo round sia abbastanza evidente. Mambi cerca di prevalere con i colpi lunghi, e mentre De Jesus lo incalza. Sì, De Jesus sta cercando in tutti i modi di accorciare la distanza, cerca di passare sotto i colpi di Mambi e poi parte da lontano con il gancio sinistro. Comunque un buon primo round, a livello di ritmo molto sostenuto come primo round, quindi possiamo comunque considerarlo pari questa prima ripresa. Ecco, due super leggeri, la tua categoria prima del tuo ritorno, che entrerai come welter. Ecco, hai qualche ricordo di questi due pugili in particolare, Patrizio? Ma io ricordo molto bene entrambi, perché comunque ero ragazzino quando combattevano, però mi interessavo molto di pugilato, e quindi sapevo che De Jesus ha incontrato 3 volte Roberto Duran, addirittura una volta è riuscito a batterlo, come abbiamo visto proprio all'inizio prima del match. Sol Mambi, che diventò campione del mondo a sorpresa, era uno di quei pugili che servivano a far fare esperienza ai futuri campioni. Poi Kim cercò di fare una difesa molto facile, invece si trovò davanti questo pugile ostico, difficile, e vinse Mambi per KO. Secondo round è più alto, si nota anche la differenza di statura, più solido il portoricano De Jesus, più longilineo Sol Mambi, che ha questa box abbastanza sorniona, ma è pericolosissimo con i colpi lunghi. Abbiamo visto il KO contro Kim, è proprio un classico, quello che abbiamo visto in inizio di combattimento, proprio un classico esempio dell'1-2 proprio portato da lunga distanza alla punta del mento. Colpo improvviso.
saggia amministrazione da parte del campione. Naturalmente è De Jesus e come sfidante si deve portare avanti. Molto cauto sempre. Ecco, abbiamo visto il colpo preferito da Sol Mambi, questo destro, portato con molta frequenza e che così diventa micidiale se viene sottovalutato dall'avversario, se l'avversario affronta questo colpo in maniera deconcentrata, se lo vede arrivare sul muso e a quel momento si spegne la luce. Sempre sotto ritmo il combattimento, ma ripetiamo, si tratta di due pugili, uno di 33 anni e uno di 28. Abbiamo visto una buona reazione di Saul Mambi su attacco di Jesus, lo ha centrato con un buon gancio sinistro. Bello il colpo alla figura ancora, che lavora al corpo di Jesus, più brillante, più vario nella box del suo avversario, ma questo è un po' il destino di tutti i pugili che hanno una statura non adeguata al peso. De Jesus è sotto il 1,70 m, per cui per raggiungere l'avversario deve inventarsi tante cose. Sì, ma poi specialmente De Jesus si affida molto alla sua potenza. Ricordiamo che su 62 match, 57 vinte, ne ha ben 32 per KO, quindi il pugile dal pugno potente, e lo sta cercando di metterlo proprio già dai primi round. Parte da lontano con queste sventole che sicuramente, se arrivano, lasciano veramente dei segni sul volto di Saul Mambi. Per questo appunto abbiamo presentato anche questo match nella nostra collana di programmi i grandi KO, essendo anche questi due pugili degli specialisti del KO. Come abbiamo detto, Esteban De Jesus vanta questo numero altissimo di vittorie prima del limite, ma anche Sol Mambi non è inferiore, 15 KO. Combattimento comunque molto tranquillo, molto cauto. Mambi è alla prima difesa, ancora forse non è troppo certo del suo valore, forse pensa ancora alla casualità del suo successo contro il coreano Kim. Futuro, quali indicazioni poi puoi tirare fuori da due riprese come queste? Ma posso dare le conclusioni, è che comunque Saul Mambi sta combattendo con una calma da gran campione. Chi spreca molte energie fino adesso è De Jesus, perché parte da lontano e i colpi onestamente non arrivano sempre al bersaglio, arrivano sulle braccia di Saul Mambi oppure a vuoto. Quindi sul prosieguo del match c'è sempre da valutare, e comunque chi sta spendendo meno energie è proprio Saul Mambi. Ecco che in questa terza ripresa comunque il match sta entrando un pochino più sul ritmo e i due pugili spesso vanno in clinch, ed è bravo, abbiamo visto arretrando Sol Mambi riuscire a piazzare dei montanti sinistri, usa molto bene il sinistro, ingancia in montante. Anche perché De Jesus, pur essendo irruento, però fa sempre la stessa azione. Abbiamo visto adesso un perfetto gancio sinistro di Saul Mambi d'incontro al mento di De Jesus. Buona la scelta di tempo di Mambi. Dicevo, comunque è sempre prevedibile l'azione di De Jesus. Al centro del ring, testa contro testa, sempre impegnati comunque a limitare il massimo il consumo di energia. Questa, diciamo, è l'indicazione principale che viene da questa prima fase del combattimento. Grande rispetto da parte di entrambi. De Jesus sa che può ridiventare campione del mondo e quindi è molto attento, molto concentrato. La stessa cosa Sol Mambi, che appunto anche lui dentro se stesso c'ha ancora questa incognita: sono io un vero campione o ho incontrato un colpo fortunato? Abbiamo visto ancora una buona combinazione di Sol Mambi, sinistro d'incontro e gancio sinistro su attacco di De Jesus, un'azione bella veramente da campione. Ecco, mi sembra che Sol Mambi stia mettendo in evidenza una migliore scelta di tempo, cioè riesce ad anticipare di quella frazione di tempo, questa è la scelta di tempo, le intenzioni degli avversari. Credo che questa sia una delle qualità principali di un pugile. Buono ancora, proprio per questo, tre ganci sinistri portati da Mambi. Ma con un pugile irruento come De Jesus bisogna combattere così, anticiparlo continuamente. Ecco, la scelta di tempo, spieghi che cosa è al pubblico mentre vediamo queste immagini la, fra virgolette, tanto declamata scelta di tempo. Ma la scelta di tempo, io sono convinto che comunque un pugile ce l'ha innata, non te la inventi, Giacomo.
perché riesce, la scelta di Dembe è proprio riuscire sempre a rubare quell'attimino, partire sempre quell'attimino prima che il tuo avversario stia partendo, rubare proprio il tempo, significa proprio anticipare l'azione appena quello la sta creando. Sta per terminare anche questa terza ripresa, nella quale si è visto un De Jesus più attivo, più tutto sommato, che forse si è aggiudicata questa ripresa. Già, come dicevo, è comunque una dote innata, cioè non hai tempo di ragionare che quello sta partendo e tu lo fermi. A volte è proprio istintivo, quindi bisogna avere degli ottimi riflessi, che appena l'avversario si muove, che sta partendo, riesci istintivamente a frenarlo con un colpo d'incontro. Quarta ripresa e vediamo che il jab sinistro, i due pugili sono entrambi guardia normale, il jab di sinistro di Sol Membi incomincia a fare un certo tipo di differenza, comincia a schioccare più determinato, meno ad appoggiarsi, a tenere lontano l'avversario che nei round primi a cui abbiamo assistito, cioè si sta rendendo più solida la box di Sol Membi, sempre senza essere effervescente, sempre senza esagerato ritmo, comunque più precisa. Ecco, ancora prova l'1-2, ma la risposta di De Jesus è sempre brillante. Si sono incrociati i due pugili con i colpi, comunque tutti e due entrambi a vuoto, sono azioni pericolosissime queste qua, perché è il momento proprio che arrivano i colpi più potenti incrociandosi, quindi arriva il destro di Sol Membi insieme al destro di De Jesus, quindi è un momento che sono tutti e due sguarniti nella guardia. Ecco, sto notando come De Jesus si cerchi di portare ora più costantemente all'altezza, a ridosso proprio dell'avversario, legarlo e impegnarlo in una sorta di azione fisica, confidando nel discorso: l'avversario ha 5 anni più di me, quindi può darsi bellissimo a questo scambio. Però visto, come ti dicevo prima, che comunque fa sempre, quasi sempre la stessa azione, non la costruisce mai, diciamo, avvicinandosi con il sinistro, facendosi strada, parte sempre da lontano a scatto. E prima o poi Sol Membi capirà che farà sempre questo tipo di pugilato e prenderà sicuramente le sue misure. È chiaro che tu fra i due pugili preferisci Sol Membi, perché è un longilineo, un uomo che assomiglia più fisicamente a te, anche perché ha la tua quasi stessa struttura, 1,78 m di altezza per 63,5 kg contro appunto il 1,70 m scarso del suo avversario. Tu ti sei trovato nella storia della tua box, mentre abbiamo visto come si sia mosso bene fuori dalle corde. Sol Membi è in uscita, abbia raggiunto con un gancio, ora ha tentato l'1-2 fuori misura, non comunque questi colpi che partono da lontano, non cerca veramente la misura, sono più sparacchiati nella speranza che l'avversario in quel momento faccia, diciamo, uno spostamento in avanti. Ma già, come vedi, sono colpi portati con forza, quindi diciamo che sono colpi all'80% telefonati. Poi parte sempre sistematicamente da lontano, mai che accorci la distanza in modo giusto, e quindi Membi riesce a vederlo tranquillamente, e in effetti l'abbiamo visto prima da gran campione uscire dalle corde e doppiare il suo gancio sinistro, andare a bersaglio. Di nuovo riesce a accorciare la distanza, a portare su testa a testa, però non se la sente di colpire, e quindi una ripresa ancora per Sol Membi da parte di Sol Membi, che si segna ogni volta il petto col segno della croce, essendo un cattolico. Uno dei pesi super leggeri da Bloomington, campionato del mondo appunto fra De Jesus in pantaloncini chiari celestini, il campione Sol Membi in pantaloncini chiari, scusate, e l'avversario Esteban De Jesus pantaloncini rossi portoricano, mentre Sol Membi è un americano del Bronx di New York. Ora vediamo come il jab di Sol Membi cominci a funzionare, come cerchi di aggrapparsi sempre di più, di non fare il match Esteban De Jesus, che viene contratto poi quando si riporta ora anche dai montanti al corpo da parte di Sol Membi, mentre ci sembra un po' invece pericolosa la testa di De Jesus, che in questo momento non sa più, mi pare, Patrizio, individuare una chiave per affrontare l'avversario. No, comunque ha davanti un pugile difficilissimo, Sol Membi
molte volte si trasforma in pugile scorbutico, riesce a frenare le azioni dell'avversario facendo delle ostruzioni con queste leve lunghe, quindi veramente un pugile difficile. Vediamo che ha anche degli ottimi ganci corti, quando l'avversario arriva a ridosso riesce sempre a colpirlo, a volte anche quasi d'incontro con i suoi ganci sinistri. Ma è un pugile espertissimo, Giacomo, tanti anni di carriera poi ti fanno diventare veramente, diventi una volpe sul ring, anche da vicino riesce, guarda come bravo nel saper legare, però con correttezza, non proprio legare a tal punto da farsi chiamare dall'arbitro. Sì. E poi a un certo punto riesce a infilare i suoi ganci. Abbiamo visto proprio in questo momento come in uscita lui abbia temuto un attacco di De Jesus e come abbia preso quasi con le mani i guantoni dell'avversario per impedirgli di colpire. Un attimo solo che magari sfugge anche all'arbitro, ma che è un attimo decisivo perché evita l'azione dell'avversario. Quindi esperienza che conta moltissimo e per Solmambi incredibilmente tanto. Ecco ancora destro e poi un gancio sinistro, poi di nuovo il jab. Sta riuscendo a portare il combattimento pian piano sulla tattica, sul momento tattico che lui più preferisce. Già, volevo sottolineare l'azione di primo, quel destro e il gancio sinistro, la bravura di Mambi è, dopo aver messo il gancio sinistro, quello di andare immediatamente via dai colpi nell'eventuale, per un eventuale attacco di De Jesus. Quindi lui ha portato a destra il gancio sinistro e immediatamente non è rimasto lì 11. E comunque rientriamo, grandissimo campione comunque sempre questo Muhammad Ali Cassius Clay, e siamo al sesto round del campionato del mondo dei superleggeri 1980, fra Pantaloncini Rossi, lo sfidante De Jesus portoricano, e il campione, l'uomo del Bronx, Solmambi, pantaloncini chiari. Buono, questa volta sono incrociati i colpi e sono arrivati a segno anche quelli di De Jesus, specie un gancio sinistro. Decisamente la distanza più favorevole a De Jesus sarebbe la media distanza, ma non riesce mai a mantenerla per troppo tempo, perché con astuzia o si sottrae all'indietro Mambi oppure si appiccica e lega, così gli impedisce di fare il match come lui vorrebbe. Quanto tocca la impostazione tattica di un match, Patrizio, sempre guardando la tua esperienza, abbiamo visto come sia riuscito arretrando a far muovere le braccia e come invece De Jesus abbia qualche difficoltà poi a far partire due ganci sinistri. Perfetto questo gancio sinistro d'incontro, come dicevo, visto lui parte da lontano, questa volta l'ha atteso De Jesus, comunque secondo me era anche da contare, l'arbitro non l'ha ritenuto tale, ma secondo me era un conteggio giustissimo. Sì, prima c'è stato il primo gancio sinistro sul quale ha vacillato, ha perso l'equilibrio De Jesus, poi è arrivato il secondo gancio sinistro che invece è arrivato pieno sull'uomo sbilanciato che è finito a terra e sicuramente meritava il conteggio. Comunque cerca subito così di cancellare il ricordo di questa caduta De Jesus, attaccando subito, volendo dare la dimostrazione di non aver subito alcun colpo pulito. Ma invece secondo te e secondo me invece è arrivato il colpo, ancora bravissimo in uscita, prima i ganci sinistri, poi il tentativo di doppiare con il destro. Qualche volta questo gancio, questo jab parte per far male, qualche volta solo per appoggiarsi, a volte proprio lo colpisce con l'esterno, proprio neanche con le nocche, con la parte quasi del polso. Abbiamo visto anche un'altra furbizia di Mambi quando ha portato il sinistro più per frenare l'irruenza di Mambi, è andato a vuoto, gli ha messo il sinistro sulla testa, sulla nuca e se l'è tirato a sé. Sono esperienze, come dicevo, che poi ti fanno diventare una volpe. Questa è per esempio una tua particolarità, quella del sinistro dietro la nuca e tirandolo. Questo lo ricordo molto bene, Patrizio, perché l'ultimo tuo combattimento poi non è nella preistoria. Bellissimo questo montante sinistro, un gancio partato dal basso verso l'alto che è arrivato a segno improvvisamente. Sì, era ben caricato sulla gamba sinistra Mambi, lo stava proprio aspettando. Come è partito, ha doppiato, lo ha centrato con questo gancio sinistro perfetto. Ecco questo, ecco qua, sì, il colpo c'è stato nettamente. Il colpo c'è stato nettamente. Questi sono i momenti della caduta senza conteggio. Eccolo qui,
prima uno, poi l'altro un po' appoggiato sul collo, che l'ha spinto per terra. Comunque sesto round credo che si possa assegnare anch'esso a Solmambi, che a partire dalla terza ripresa, dopo appunto due riprese di attesa, quattro riprese per Solmambi, dove che c'ha, mentre abbiamo visto in sovraimpressione, che la regia ha ricordato quanto Patrizio ha detto in precedenza, cioè che è stato l'unico uomo all'epoca, poi ci fu anche un certo Leonard a sconfiggere Duran, che aveva battuto Duran all'epoca. Duran a quell'epoca era veramente il number one dei pesi che andavano dalle leggeri ai welter. E siamo arrivati alla settima ripresa, il match è previsto sui 15 round. Il campione Solmambi ancora con queste azioni 1-2 in pantaloncini chiari, sempre più sicuro di sé, sempre più attivo, sta incrementando, sta facendo proprio una sorta di capolavoro letterario della bugia, come si deve fare un combattimento, mi pare, prima iniziare piano contro l'avversario, poi crescere man mano pensando alle 15 riprese, proprio come un manuale. Sì, ma innanzitutto il campione è lui, quindi è lui che deve controllare, è lo sfidante che comunque spetta a fare il match, e lui lo sta controllando bene, riesce a frenare questi attacchi irruenti, a volte ecco, attacca lui all'improvviso, ma non partendo da lontano, ma avvicinando sinistro e poi doppia immediatamente con il suo destro. Mi sembra che un solo colpo manchi a Mambi per farne veramente un grande campione. Abbiamo visto quando si proietta in avanti De Jesus, lui avrebbe il tempo per piazzare il montante destro e invece in realtà non lo piazza. Giacomo, adesso ecco, è che entra poi, scusami, il mestiere, l'intelligenza tecnica. Con un uomo che parte da lontano con ganci è pericolosissimo incrociarlo con il montante. È il momento che anche tu ti apri e quindi se sbagli la misura puoi beccare il gancio sinistro, quindi è rischiosissimo incrociare il montante destro sul gancio sinistro. Benone, andiamo avanti, un minuto e mezzo al termine della settima ripresa, con Solmambi sulla destra ben in controllo del combattimento, sempre più solido, sempre con questo uso del jab sinistro sempre più efficace, e De Jesus che ormai non riesce più a partire, credo che abbia subito qualche colpo. Ancora con il jab al centro del ring, Mambi che sta guatando con un, guardate come osserva l'avversario con un cipiglio fiero, con uno sguardo molto più deciso che in precedenza. Ha calibrato l'avversario, lo ha studiato, l'ha valutato, ora ha capito che ce l'ha in pugno. Patrizio, cosa si sente appunto durante un match di pugilato quando incominci, al di là dei colpi che hai portato a segno, a dire ho capito chi c'ho davanti, so che cosa fare, ce l'ho in pugno? Cioè, questo ti dà più sicurezza, più serenità. Quando il match è tirato, ogni movimento è portato con nervosismo, quindi c'è un maggior dispendio di energie, ma quando riesci a prendere bene le misure dell'avversario, capisci chi c'hai davanti, certamente stando più tranquillo c'è un minor consumo di energie. E termina anche questo ottavo round, settimo round, con ancora sempre in testa il nostro 33enne, veramente la box, guai a considerarsi veramente in chiusura di carriera nella box, specie quando non si prendono colpi. Cosa succede spesso ad atleti come Solmambi, cioè questo... possa arrivare a 33 anni senza avere avuto mai la chance per diventarlo. Ma in effetti Mambi aveva incontrato tutti i migliori della categoria, però aveva subito delle sconfitte, quindi può darsi pure che Kim come difesa comunque aveva un uomo di prestigio davanti, un uomo che aveva incontrato tutti i migliori della categoria e pensava di fare questa difesa facile, invece poi ecco, ha avuto la sua opportunità, Mambi se l'è presa molto bene. Continua la sua box ora anche più varia, più continua ancora, sempre ogni volta che attacca De Jesus, passa indietro, il gancio sinistro un po' ricorda quest'ultimo colpo, quello di famoso di Parisi a Seul, questo gancio sinistro tremendo, ecco, dell'avversario, un colpo che hai anche tu, Patrizio. Sì, era un colpo che avevo io distinto, partiva, facevo il passo indietro e riuscivo a piazzare il mio gancio sinistro.
D'altronde ricordiamolo, è stato proprio il colpo che ha fatto diventare famoso Benvenuti. Poi è il colpo dei longilini, è il colpo degli stilisti, è il colpo di chi sale sul ring considerando la box un'arte più che un che una battaglia violenta. Ancora non riesce mai più a trovare il tempo, ma soprattutto la misura degli Jesus, che poi si abbraccia all'avversario come ultima difesa dopo un'azione andata a vuoto. Sì, sta facendo proprio il gioco di Mambi, quello di perdere le staffe e partire da lontano con questi colpi, e Mambi riesce sempre a centrarlo d'incontro. Diventa pericoloso per De Jesus, perché questi colpi d'incontro poi diventano, col passare delle riprese, diventano saettanti. Anche se spesso Sol Mambi colpisce di in souplesse, in scioltezza, però abbiamo avuto l'impressione che quando lo vuole caricare cambia atteggiamento, quando sente che il colpo è sicuro. Adesso un discreto montante di De Jesus, poi in uscita un colpo ancora da parte di Sol Mambi. A questo punto cosa dovrebbe fare un De Jesus per venire a capo del suo avversario? Mentre vediamo come anche boxi sappia boxare in continuità, cioè che non limiti Mambi i colpi a un colpo solo, ma poi porti delle serie. Ma certamente già questo lavoro già va meglio, invitare Mambi a combattere, proprio invitarlo a scendere sul suo campo, quello della corta distanza. E quindi come ha fatto, ecco, così, vedi, muovendo il tronco, avvicinandosi, non partire da lontano, questa è la chiave. Ecco quindi che ha cambiato leggermente atteggiamento tattico lo sfidante, con qualche miglioramento di risultati, probabilmente riesce a pareggiare anche questa ripresa, ma certamente se vuole ribaltare la situazione anche psicologica del match deve attaccare con più solidità. Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport. Mondo dei super leggeri, incontro fra Sol Mambi, pantaloncini azzurri, campione alla prima difesa, lo sfidante, il portoricano Esteban De Jesus in pantaloncini rossi, che sta cercando di risalire lo svantaggio che ha accumulato nelle riprese precedenti. Ma sicuramente Patrizio dovrebbe fare molto di più questo, dovrebbe lanciarsi un po' anche all'avventura, no? Sì, anzi, sul finire dell'ottavo round ha cominciato a fare qualcosa di più concreto, dovrebbe continuare su quella linea, quella di avvicinarsi e invitarlo a combattere a corta distanza, perché ogni volta parte da lontano fa il gioco di Sao Mambi. Bello in uscita adesso Mambi col suo gancio sinistro, si è fatto sorprendere anche da vicino questa volta De Jesus. È molto veloce anche questo gancio sinistro, ancora i ganci e poi subito anche il jab a proseguire l'azione. Veramente questo Mambi ha la stoffa del discreto campione, non il super campione, comunque un uomo che ha meritato di stare al vertice di questa categoria dei welter per questa sagacia tecnica con cui porta avanti il combattimento. Questa box sorniona, questo jab sinistro che spesso si accompagna comunque con il destro ogni volta che vede l'avversario impreparato. De Jesus invece sembra quasi irretito con il passare delle riprese, anche se non è stato, ecco, adesso è riuscito a piazzare discreti colpi, però anche lì manca di continuità. Una volta che riesce a prendere il sopravvento, Patrizio dovrebbe proseguire nella sua azione, invece si limita a cose tutto sommato abbastanza sporadiche. Adesso è andato addirittura sulle corde, sullo slancio, passando sopra il capo di Sol Mambi, che sta diventando padrone sempre più del combattimento. Ma certamente in questo match la sua potenza non riesce a penetrare nella guardia proprio di Sol Mambi, un pugile comunque molto, molto esperto, molto furbo, e dei pugili con forza, secondo me andava proprio a nozze. Secondo te questo Sol Mambi è anche potente, ha vinto molti match per KO, ha anche potenza o che cosa? Ancora vediamo questi bei ganci, poi si è piegato per sottrarsi alla replica di De Jesus. No, ma più che potenza, Sol Mambi comunque era un uomo che portava pochi colpi, ma non li sprecava mai. Sempre colpi che comunque arrivavano al bersaglio preciso, mai che vedi Mambi portare colpi sulle braccia, è sempre lì, aspetta, quando vede che il colpo... quando vedeva che il colpo entrava era sicuro, allora lo portava.
5 secondi al termine anche della ripresa, di questa nona ripresa, in cui di nuovo credo che Solmambi sia rimontato in un certo senso in cattedra. Quindi dopo questo ottavo round in cui lo sfidante era riuscito un po' a risalire, di nuovo Mambi gli ha ripreso le misure e conduce con una certa disinvoltura e una certa sicurezza. Ho incontrato Kim non valeva certamente Cervantes, non valeva Duran, è andato con uno spirito di convinzione Mambi a quell'appuntamento e si è portato a casa il titolo di campione del mondo, e questo poi ti sprona a fare sempre meglio perché ti dà la convinzione di essere veramente un campione del mondo. E siamo alla decima ripresa con Sol Mambi sulla sinistra che ancora lavora con il jab con molta tranquillità, con molta sicurezza, sa sempre perfettamente cosa l'avversario, questo quando uno ha fatto 15 anni di box, Patrizio, veramente riesce a leggere un combattimento, un avversario, e magari ecco cosa si prova, magari trovandosi un avversario e come si riesce a venire a capo di un avversario più bravo di te ma molto più giovane. Ma l'esperienza di un pugile molte volte ha dato i suoi frutti sul ring, però Giacomo, quando incontri uno comunque più giovane ma comunque più bravo di te, c'è poco da fare. Puoi essere esperto quanto vuoi, se trovi, ecco bello il destro in questo caso di Jesus, comunque puoi essere esperto quanto vuoi, ma se trovi un atleta comunque più fresco e più valido di te c'è poco da fare. Non è il caso comunque di questo match, perché comunque anche essendo più giovane di Jesus non è più fresco anche atleticamente di Saul Mambi, nonostante la sua età Mambi sta dimostrando una certa freschezza fisica. Abbiamo visto come adesso comunque abbia abbandonato qualsiasi tattica prudenziale, il De Jesus si sia buttato decisamente all'attacco e abbia ottenuto anche qualche buon risultato riuscendo a colpire, ma ad ecco il match si sta accendendo. Ecco che sulla spinta dell'iniziativa ormai doverosa da parte dello sfidante il match si sta accendendo ed ecco che gli scambi si fanno più efficaci, più potenti, con pugili che hanno ancora molte energie. È pericoloso il sinistro, infatti, di quello che stavi dicendo appunto quando abbiamo parlato della mancanza ecco questi montanti, che adesso è partito proprio in grande sicurezza, quanto sia potenzialmente pericoloso sul gancio sinistro. Sì, però ecco, il montante lo ha messo dopo averlo fermato con il sinistro, ma De Jesus attaccava, lui l'ha frenato con il sinistro e poi dopo ha doppiato con il montante destro. Comunque veramente sta dando ancora un saggio della sua splendida tecnica in questo match Mambi, ecco ancora sinistro destro, gancio sinistro, poi si sottrae dai colpi di De Jesus con una certa facilità e il match si sta accendendo, sta diventando anche aspro, più ritmato, con per merito diciamo dell'iniziativa di De Jesus ma anche dall'abilità di Mambi a contrare l'iniziativa dell'avversario, montanti a distanza ravvicinata, quando ci si allontana si torna indietro, e termina anche il decimo round con una situazione ancora di vantaggio per Mambi nonostante le buone intenzioni di Jesus del mondo. E infatti lo era stato l'8 di maggio del 1976 battendo in 15 riprese Suzuki. E siamo all'undicesimo round, combattimento valido per il mondiale dei superleggeri, previsto sulle 15 riprese, è il 7 luglio 1980 da Bloomington, Minnesota. E vediamo come abbiano ancora energia da vendere, perché in effetti i due si sono amministrati con grande sagacia. Probabilmente il signor Esteban De Jesus tirerà ancora fuori dal suo cilindro qualche cosa di interessante, soprattutto in fatto di potenza. Ben 32 KO infatti nella sua carriera su 53 successi, la dice lunga sulla potenza di questo tarchiato robusto portoricano. Ci sono incrociati ora i colpi, comunque fa bene la guardia Sol Mambi, saltellante sulle gambe, sempre pronto a schioccare il suo jab sinistro, a legare quando è il caso, a spingere l'avversario lontano quando incomincia a sentire troppo il fiato addosso.
Non c'è niente da fare, il match lo deve fare De Jesus di nuovo, deve cercare di aumentare il ritmo. Certo, se lega un combattimento appiccicati certamente non lo può avvantaggiare. Qualche problema al guantone sinistro, un incidente capita frequentissimamente. Sì, è il nastro adesivo che con l'acqua ha perso di la colla che c'ha sotto, quindi ecco che si è tolto e adesso stanno mettendo il nastro nuovo. Un incidente comunque che non serve a nessuno, nel senso che non abbiamo l'impressione che ci sia un pugile più provato dell'altro, perché appunto si sono amministrati molto bene, in particolare si è amministrato De Jesus con estrema sagacia. Comunque Sol Mambi con estrema sagacia, infatti per questo combattimento, da quando era diventato campione, Mambi, che era stato un tipo che si era presentato spesso sul ring, non dico impreparato, ma sempre con una certa leggerezza, è diventato campione, un grandissimo scrupolo nella preparazione, e lo vediamo infatti in una condizione fisica eccezionale, saltellante dall'inizio alla fine del match. Non riesce a fare una box pulita assolutamente De Jesus, ecco che ora si è buttato comunque coraggiosamente addosso all'avversario, sta cercando di vedere anche se sul piano del logoramento fisico riesce a così a condizionare l'avversario, ma vediamo come Sol Mambi sia sempre pronto a respingere l'avversario e con buoni colpi in continuità, soprattutto non mollando mai la presa, non dando mai l'impressione all'avversario di essere in difficoltà in nessun senso. Molto importante questo aspetto psicologico. Sì, certo, devi sempre dimostrare che il campione sei tu. Agli attacchi di De Jesus, Mambi lo ha proprio contrastato molto bene, a corta distanza ha lavorato bene con gangi stretti e quindi riprende bene di nuovo le redini dell'incontro. E si conclude anche questo undicesimo round con di nuovo una situazione di parità, Patrizia, mi pare. Sì, sì. Fantasia da parte di nessuno dei due campioni, vediamo un campione del mondo e un ex campione del mondo, con il portoricano De Jesus che si segna prima dell'inizio del round. Ogni round, Porto Rico, paese molto cattolico. E prima erroneamente avevamo parlato di Sol Mambi come segnatore della croce. Sol Mambi sulla sinistra e Stefan De Jesus sulla destra. Dodicesimo round, 4 riprese al termine, un buon solido sinistro di De Jesus e poi subito però la replica con colpi portati arretrando in ganci, e qui come sempre non riesce mai, dopo aver portato un colpo, a continuare positivamente. Ma all'angolo, secondo me all'angolo De Jesus gli avranno detto: amico, guarda che il match ormai è segnato, lo hai perso, o ti butti dentro, se no è la fine, lascia perdere. Ha cominciato il round ancora De Jesus all'attacco, comunque Mambi ancora da pugile smaliziato è riuscito a frenarlo sempre con colpi di contro, e quindi il match continua comunque a essere controllato dal campione, nonostante i vani tentativi da parte di De Jesus. Adesso un po' di fatica comincia ad apparire, a segnare entrambi, perché vuoi anche non combattere a 100 all'ora, però dopo 11 riprese di pugni, di movimenti, di scambi, la fatica comincia ovviamente a trapelare. Abbiamo visto buono il movimento richiesto da Oliva per accorciare la distanza, una finta di un colpo, portarsi a ridosso di Mambi, sparare i ganci, però non andare poi a segno con continuità. Manca di continuità sicuramente l'azione di De Jesus, perché evidentemente si sta affidando al famoso colpo della domenica, va ormai alla ricerca di un colpo secco che faccia la differenza. Come dicevo prima, Giacomo mette molta forza nei colpi e quindi spreca molta energia. In effetti i colpi adesso sono proprio pesanti, privi di elasticità, di velocità. Sì, quindi un Mambi che cerca la continuità, il numero dei colpi e la precisione, mentre si affida decisamente al colpo fortunato, ma rischiando anche in questo senso lo sfidante,
quando mancano 27, eccolo qui, uscita ancora il sinistro, preciso il montante destro alla punta del mento, doppiato col gancio sinistro, ancora un gancio sinistro di Saul Mambi dopo una serie di colpi e al tappeto De Jesus, ma comunque il primo colpo è stato quel montante destro a corta distanza, precisa alla punta del mento, che ha fatto piegare le gambe a De Jesus. Proprio in finale di dodicesima ripresa, attende il gong disperatamente De Jesus, si lega, cerca di sfruttare al massimo quanto gli è rimasto, però il gong salva lo sfidante. Questo colpo stupendo, improvviso, abbiamo visto come la precisione conta, ha aspettato il suo momento De Jesus, Saul Mambi tranquillo mentre gli fanno annusare. Ecco, rivediamo l'azione, e questa è un'azione ancora dopo aver portato il montante destro, quando ormai già aveva sentito il montante destro De Jesus, poi c'è stata questa combinazione di destro sinistro di Saul Mambi, ma comunque il primo colpo è stato il montante destro in uscita da corpo a corpo. De Jesus pensava che Mambi dopo il break facesse il passo indietro, invece ha piazzato il suo montante destro precisa alla punta del mento, e poi ecco qua quella combinazione sinistro-destro e poi doppiato dal gancio sinistro preciso alla mandibola, e De Jesus crolla al tappeto. Sì, ha colpito l'avversario ovviamente mentre già stava cadendo, ha scelto proprio il tempo esatto. Abbiamo visto ora l'arbitro venire a controllare le condizioni di Esteban De Jesus, mentre Saul Mambi attende il momento, sembra proprio una sorta di matador. Grande lavoro all'angolo, un po' di confusione decisamente, si è segnato ancora una volta con la croce, proprio si affida veramente ormai solo alla divina provvidenza per riuscire a ribaltare una situazione che si è fatta veramente ora delicata. Ci mancava anche il knockdown, buono il sinistro, abbiamo visto come abbia vacillato, è scattato, attenzione perché continua ancora, pericolosissimi questi sinistri. Sì, in uscita da corpo a corpo ha portato un buon gancio sinistro De Jesus, ormai si sta buttando dentro, sta rischiando, rischia tantissimo, perché comunque sul finire del round è tornato all'angolo che era ancora groggy, ma ha provato certamente, ormai è il tredicesimo round, siamo alla fine del match, si sta buttando proprio dentro, ma ancora i colpi di Saul Mambi, sinistro destro, preciso il destro al mento di De Jesus, e crolla ancora al tappeto il portoricano. Veramente un grosso campione, ganci, ed ecco l'arbitro che ha decretato il KO, ganci, ma poi ha matato l'avversario con lo stesso diretto destro col quale aveva matato Kim nella prima vittoria che gli aveva portato al titolo. Ancora una volta quindi un pugile anche dotato di una varietà.